tempo nel Zero Empoli, ragazzi, brutta roba, siamo partiti fortissimo, 3 o 4 occasioni, 3 o 4 grandi parate del portiere dell'Empoli, poi abbiamo preso gol, ci siamo sfaldati, ma questo è il problema della Juve, no? Lo sappiamo, poco carattere, poca personalità, e alla prima difficoltà la squadra si squaglia, e c'è tantissimo da lavorare, abbiamo ancora 45 minuti e speriamo che qui il pubblico cominci a supportare. Alla fine in autogrill ci siamo beccati. Siamo beccati in autogrill, sconfitti, perdenti. Però siamo contenti perché abbiamo visto una buona Juve. Bella. Bella Juve. Vincente. Infatti allora, convincente. Sai, c'è sempre quella diatriba, è meglio giocare male e vincere o giocare bene e perdere. Noi giochiamo male e perdiamo. Abbiamo fatto tutte e due. Abbiamo fatto un po' di sarrismo, un po' di allegrismo, esatto. E andare. No, di sarrismo. Però ci portiamo a casa l'emozione del ritorno a casa. Lo dici, dai, è stato bello. Tornare là, devo dire, inno. Ingresso in campo, un po' di emozione, un po' di occhi lucidi. Quello sì, infatti lo dicevo prima, che il pezzo più bello del video sarà quando c'è l'inno e sono contento, perché è stato un momento in cui sono contento. E invece adesso mi porta alla mente, quando sono andato a Barcellona con Lelio Chino, che peraltro io le ultime due volte che ho visto la Juve ho fatto 0 gol, l'altra volta... E me ne stai a casa, sto non ci vediamo più, però esatto. Quella volta lì finivo contento, allegro, ho detto vabbè dai, è stata bella l'esperienza, non me ne frega niente, era amichevole. È solo l'esperienza, sì, è stata bella, ne avevo voglia. Sì, però magari mettiamoci dentro anche qualche punticino, dai. Buon rientro. Alla prossima, buon rientro. Ciao. Ciao, ciao.